Avevamo interrotto l'argomento l'altra volta parlando del livello semantico, della semantica della comunicazione, cioè che cosa voglio dire dicendo quello. Perché una cosa è le parole che io dico e un'altra cosa è che cosa intendo dire dicendo quelle parole, il livello semantico. Avevamo fatto l'esempio, chi c'era magari se lo ricorda, se non lo ripeto, litigio in casa, silenzio. Dopo un po' di silenzio uno dice ha smesso di piovere, e magari è proprio vero che ha smesso di piovere, però sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo cominciamo di nuovo a parlare, superiamo il momento e così via. Quindi qualunque cosa dica, Franca c'è gente, qualunque cosa in quel momento uno dica vuol dire la stessa cosa, superiamo questo momento di litigio, riprendiamo a comunicare. Se anche invece di dire ha smesso di piovere dicessi questa sera deve esserci qualcosa di bello alla televisione, è la stessa cosa, voglio sempre dire quello, riprendiamo a comunicare. Quindi quello che dico ha un significato al di là delle parole che uso, che è proprio la comunicazione semantica. La comunicazione semantica va decodificata, cioè devo interpretarlo io, devo arrivarci io a che cosa vuol dire dicendo quello. Come si fa a decodificare e interpretare una comunicazione? La prima cosa che abbiamo visto è il contesto, abbiamo visto quel contesto, ci possono essere contesti diversi dove le cose dette cambiano proprio secondo la realtà in cui ci troviamo in quel momento. Secondo elemento che cambia il significato di quello che dico è il genere letterario. Cos'è il genere letterario? 1936, Orson Welles, negli Stati Uniti, organizza una trasmissione radio, non c'era la televisione, e giornale radio, i marziani sono sbarcati negli Stati Uniti. E ci sono i vari reportage dalle varie stati di che cosa sta capitando nelle città, nelle fattorie, nei posti diversi, come si muove la gente, cosa capita. Lo ha presentato come giornale radio, genere letterario che trasmette notizie reali. Si è diffuso spavento, gente che si è barricata in casa avanti di questo passo. Perché? Perché ha colto un genere letterario diverso da quello che era una trasmissione spettacolo. Invece, sentendo dire che era un giornale radio, l'ha interpretata realmente come giornale radio. Facciamo un altro esempio. Accendete la televisione e sentite lo speaker che annuncia l'improvvisa morte del Papa, nessuno se l'aspettava, restate così allibiti. Cos'è capitato? E l'ho trovato morto, eccetera, bla bla bla. A un certo punto sentite la voce che dice capitato questo, Giovanni Paolo I, eccetera. Ah, stavano riportando una notizia, un pezzo di un telegiornale di 30 anni fa, più o meno. Però io quando l'ho acceso non mi sono accorto che stavano riportando un pezzo di 30 anni fa. Pensavo che fosse un telegiornale adesso, edizione straordinaria. Mi è sfuggito 10 secondi prima il presentatore che dice adesso vedremo un pezzo di... Io non l'ho sentito, ho acceso la televisione dopo, ho colto la notizia, ho sbagliato genere letterario. Pensavo che fosse telegiornale, invece era una trasmissione storica, dove riportavano fatti storici. Quindi la colloco in maniera diversa secondo il genere letterario. Noi siamo abituati a interpretare il genere letterario. Ad esempio, questo è un genere letterario conferenza. È diverso dal genere letterario spettacolo, dove normalmente chi parla diverte, fa ridere, non pensate di divertirvi questa sera, nessuna intenzione di farvi divertire. È una conferenza, si va per soffrire alle conferenze, si va per restare lì e chiedersi ma chi me l'ha fatto fare? Questo è lo scopo della conferenza. Invece se uno va allo spettacolo si aspetta un altro genere letterario, si aspetta che le cose che dice chi parla potrebbero anche non essere vere, che le sta dicendo solo per provocare, per far ridere, avanti di questo passo, genere letterario. Un altro elemento che cambia è il linguaggio non verbale. Il linguaggio verbale sono le parole.
Linguaggio non verbale si divide in video e audio. Il video è quello che vedete. Allora, il linguaggio non verbale video è la faccia che io faccio mentre vi dico le cose. Perché se io vi dico le cose, in 6 mesi la crisi sarà superata, voi capite dalla mia faccia che sto dicendo qualcosa in cui non ci credo. E l'espressione del volto, degli occhi, pensate, classico, il bambino quando dice una bugia lo guardi in faccia e capisci che dice una bugia. Il suo linguaggio, il suo non verbale, è chiaro che sta dicendo una bugia. Linguaggio non verbale è il sorridere o il non sorridere mentre uno parla, la posizione che uno assume. Non so se vi ricordate Gheddafi, quando era ripreso dalle televisioni, era ripreso sempre da sotto in su, sempre. Il cameraman era seduto per terra con la telecamera bassa, lo prendeva sempre di sotto in su. E qual era la comunicazione non verbale? Che lui era grande, che lui era un personaggio importante, ma non grande di statura, perché magari era seduto, quindi forse anche stato grande non si vedeva, ma proprio per dare questa sensazione è grande. Oltre all'espressione della faccia, alla posizione così, il movimento e la posizione delle braccia. E io faccio anche formazione ai giovani psicologi, tutto il colloquio come avviene, si dice chiaramente che in un colloquio non mi posso mettere con le braccia così ad ascoltare la persona, perché sa di chiusura. Non mi posso mettere così ad ascoltare la persona, sa di difesa, di resistenza, di sfida. E cioè io devo tenere delle posizioni, non mi posso mettere, adesso sono in piedi, non posso farmi i piedi sulla scrivania, perché sa, me ne frego di te, ma chi sei tu, non cosa mi importa di te, vieni a parlarmi, io metto i piedi sulla scrivania. La posizione vuol dire, comunica. Si dice che le braccia devono stare, no, non devo stare così durante il colloquio, ma posso tenere anche le mani unite, eccetera, ma non più di tanto, non strette più di tanto, perché comunico chiusura. Le mani in vista, quando si parla. Ma perché gli faccio le corna sotto, gli faccio i gestacci se non si vedono le mani? No, ma è che dà un'altra sensazione, dà la sensazione che io sono lì per lui. Quindi comunico con tutti i movimenti quello che voglio comunicare. Pensate, si parla di tecniche di ascolto attivo. Vuol dire che la persona arriva e parla, e magari parla per parecchio tempo. Il mio record personale è stato ascoltare una persona per 1 ora e 15 minuti di seguito. Era una donna. Ha sempre parlato lei, io respiravo al suo posto perché non respirava, respiravo io, ogni tanto pigliavo il fiato perché l'altro andava avanti a parlare, e 1 ora e 15 minuti. Ma perché andava avanti così tanto? Perché io continuamente le rimandavo che cosa pensavo, che cosa sentivo in base a quello che lei diceva. Si dà la comunicazione non verbale di che cosa vivo io di quello. Per cui la persona non ha bisogno di fermarsi a chiedermi cosa ne pensa, perché lo sa mentre parla, lo vede, lo percepisce dalla mia comunicazione non verbale. Allora, ad esempio, queste sono cose ovvie, se la persona mi porta un discorso doloroso, faticoso, la mia espressione sarà seria. Se la persona mi racconta qualcosa di divertente, sarà sorridente. Poi ci sono delle cose a cui fare attenzione. Le persone a volte si difendono dalle sofferenze e allora sono capaci di raccontare cose dolorose sorridendo. Ma tu devi fare attenzione a non sorridere, perché non ti sta raccontando una cosa comica, si sta solo difendendo dalla sofferenza, si sta. E allora la persona sorride, ridacchia leggermente, e io devo stare ben serio, perché devo seguire il discorso, non quello che dice basta. La persona parla del passato, devo muovere la mano destra.
perché qui sono trucchi del mestiere, va bene, non sono trucchi, sono comunicazione non verbale. Il futuro è di qua e di qua c'è il passato, ok? Ma quando io ho una persona davanti, si invertono, sono girato al contrario. Per me il futuro è di qua, ma per voi è di qua. Quindi nel parlare con una persona io devo sapere che il futuro è di qua, il passato è di qua. Se la persona parla del suo passato, io devo muovere questa mano. Se una persona parla del suo futuro, devo muovere questa mano. Queste sono le tecniche dell'ascolto attivo, cioè tu ricevi di risposta a quello che dici quello che io vivo in merito. Lo percepisci, anche se io non dico niente a voce, a parole. Se la persona esprime determinazione, la mano diventa rigida. Se la persona esprime preoccupazione, esprime, la mano diventa morbida. Cioè, continuamente io devo parlare alla persona senza dire una parola. Allora la persona è capace di andare avanti per un'ora e un quarto senza bisogno di fermarsi. È eccessivo, potevo, è una persona che veniva da lontano e va bene, ma normalmente non si fa, normalmente dopo un certo periodo uno dice vuol parlare solo lei, io parlo anch'io, se vuol parlare solo lei, intanto alla fine mi paga, però mi paga che ha parlato solo lei, sappia che è arrivata alla fine dell'ora, si chiude, e quindi c'è questa, ma proprio bisogna dirlo se la persona parla sempre. Dunque il linguaggio non verbale è molto significativo, noi lo usiamo molto, noi italiani in particolare. Gli inglesi dicono che due italiani al buio non si capiscono, perché non si vede la mimica, non si vede tutte le sottolineature, tutte le indicazioni che io do al parlare mentre appunto parlo. Poi c'è un altro linguaggio non verbale, fate attenzione, che è come modulo la voce. Adesso vi faccio degli esempi. No. 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 No, no, no. No! Allora, linguaggio verbale, no. Linguaggio non verbale, voi vi siete resi conto che una volta dicevo un no di delusione, un altro un no imperativo, un altro era un no di incoraggiamento, un altro e così via, no? Secondo come modulavo la voce. Allora, da come modulo la voce dico cose diverse. Ma guardate che siamo abilissimi noi nel cogliere queste sfumature, soprattutto le donne, che capiscono che mi stava dicendo una cosa dicendomi quello. A volte c'è anche il pericolo di un'eccessiva interpretazione, cioè l'altro stava pensando ad altro e io interpreto che volesse dire chissà che cosa. Ciao, mi ha detto ciao con un tono strano, forse voleva dirmi che, e avanti parte la fantasia. Se poi uno è un poco paranoide, allora è finita. Ecco, lo sapevo, c'era di nuovo con me. Interpreto. La decodificazione, quindi, non è facile. L'altra volta vi dicevo, il linguaggio analogico contiene se stesso, è quello del gesto, il fatto che sono in piedi, una comunicazione che nessuno prima vi aveva detto, ma voi lo sapevate già che io ero in piedi. Lo vedevate, io non vi dico di che colore è la camicia, ma alla fine se qualcuno vi chiedesse di che colore era la camicia lo sapete, chi ve l'ha detto? Nessuno, l'avete visto, questa è la comunicazione analogica, quindi nessuno me lo dice, ma con la comunicazione quella sintattica si chiama, no scusate, numerica, cioè codificata, l'altra volta l'abbiamo spiegato un po', digitale o numerica. Non posso ripetere tutto, no? Che è quella standardizzata, ad esempio l'italiano è una comunicazione standardizzata, il francese è uno standard diverso di comunicazione e l'inglese, il cinese che tutti conoscete è un altro standard di comunicazione, così via. Dunque c'è questa realtà di comunicazione dove ci sono delle parole e questa
comunica a se stesso, che va decodificata, va interpretata, e la cosa che vi dicevo critica è che quella analogica non può mentire. Com'è che non può mentire? Io posso sbagliarmi a decodificare. Io interpreto il gesto di quella persona che è stato punto da una zanzara come è preoccupato. Andrei avanti all'argomento dopo, che è quello dei livelli logici. Qui c'è da divertirsi, c'è qualcuno da capire, ma c'è da divertirsi. I livelli logici della comunicazione, ma anche queste sono cose che si usano abitualmente, che tutti usano, però andare a vedere cosa c'è dietro. Allora, il livello logico più basso è l'oggetto, oppure l'azione. Prendiamo questa scrivania, questo è il livello logico più basso. Il livello logico superiore è parlare di questa scrivania. Allora, vediamo qualcosa. Qui ho la scrivania. Quando io parlo della scrivania, mi colloco a un livello logico superiore. Quella scrivania è di trucciolato nobilitato bianco, è un bianco latte, un bianco... Ecco, sto parlando della scrivania. Adesso io mi colloco a un livello logico superiore e parlo di come sto descrivendo la scrivania. Ma guarda che non mi interessa il colore della scrivania, a me interessa sapere quanto è grossa, a me interessa sapere quanto costa, a me interessa... Allora, a livello logico superiore si parla del livello logico inferiore. Quindi qui io sto parlando della scrivania, quindi dico non mi interessa il colore, mi interessa sapere quanto è grossa. Allora io torno a questo livello e dico è 1,10 m x 60 e costa e così via. Ecco, sì, ma non mi hai detto se la vendono, torno a questo livello e di nuovo commento il livello logico inferiore. Adesso facciamo un esempio di uno che parla così. Insomma, lasciami finire di descrivere, dopo mi farei ancora delle domande. È certo che sono cominciato a dirti di che colore era, ma andavo avanti. Quindi io sto dicendo, tu mi stai interrompendo continuamente con domande. Sono passato ad un livello logico superiore e ho parlato di questo qui che mi diceva, dimmi quest'altra cosa della scrivania. Ok, livelli logici superiori. Tenete conto che si può sempre passare ad un livello logico superiore, perché posso sempre parlare di quello che dicevamo prima. Facciamo un esempio di metacomunicazione. La metacomunicazione è parlare su una comunicazione. Allora immaginate marito e moglie che al mattino dopo dicono: guarda, ieri sera mi sono proprio lasciato andare la rabbia, non so cosa mi sia preso, la stanchezza. Guarda che quelle cose che ho detto, le ho dette solo proprio per rabbia. E l'altro che dice, ma sì, anch'io, sai, ho sentito la tua rabbia, anch'io ho reagito per rabbia. Vi rendete conto che stiamo parlando di come parlavamo? Qui c'è cosa abbiamo fatto. Qui parliamo di che cosa abbiamo fatto, di che cosa abbiamo detto. Posso salire a un livello logico superiore sempre. Ecco, sono contento quando il giorno dopo ci recuperiamo, rivediamo il nostro litigio, sistemiamo il nostro litigio il giorno dopo. Sono passato ad un livello logico superiore, parlando del fatto che prima dicevamo, ma ieri mi sono lasciato andare e così via. Anche nei litigi i livelli logici sono una cosa molto importante. Prendiamo una cosa simile. Perché hai detto quello questa sera? Ma ho detto quello perché pensavo quel... No, non dovevi pensare questo. Senti, non voglio che tu mi dica quello che io devo dire. Sono passato ad un livello logico superiore. Finché restavo, ho detto quello sì, ho detto quello no, l'ho detto perché, l'ho detto per come, siamo sempre allo stesso livello. Passo ad un livello logico superiore, cioè parlo di quello che dicevamo prima. C'è una sedia ancora, sì. E parlo di quello di cui parlavamo prima.
Allora ecco che dico, non mi piace che tu mi dica quello che devi fare. Passo ad un livello logico superiore all'altro. Ogni volta che ti tocco su uno sbaglio, tu reagisci, tu non vuoi che io te ne parli. Passo a un livello logico superiore, vuoi sempre avere ragione tu. Non so se l'avete mai sentita questa frase. Vuoi sempre avere... È un passaggio ad un livello logico superiore. Che cosa dice la teoria dei litigi? Dice che quando uno ad un livello logico non sa più che cosa dire, passa ad un livello logico superiore. E poi che cosa capita? Che ognuno si ferma a parlare al livello logico a cui ha ragione. E quindi uno continua a dire, ieri sera non dovevi dire quello che hai detto, sono stufo di sentirmi dire quello che devo dire. Ognuno si mette a un livello logico dove ha ragione e non si rispondono tra di loro, perché sono due livelli logici diversi. Uno può continuare ad andare avanti su questo e l'altro su questo e restano lì fermi. E il litigio non ha soluzione. Tant'è che si pensa che il litigio abbia un altro senso, lo vedremo la prossima cosa sulla comunicazione. Il livello logico serve a capirsi, perché se ci si pone su livelli logici diversi non si capisce, non ci si capisce. Facciamo un esempio. Allora, mi dici il tuo numero di telefono? Allora, io ti dico il mio numero di telefono. Il mio numero di telefono è 33 28 41 39. Adesso guardate io come posso scrivere questo numero così come l'ho detto, lo posso scrivere così. 33 1 2 3 2 8 2 8 4 1 3 9. Posso scriverlo così. Tante volte ti dicono un cellulare 33 oppure 33. Per cosa vuol dire? Sono livelli logici. Mentre qui 3-3 sono tutte e due allo stesso livello logico, 3-3 scritto così vuol dire che il primo 3 è ad un livello logico, il secondo 3 è ad un livello logico più basso. Io qui ti dico che ci sono 3-3. Allora 1-2-3. Mentre 3-3 allo stesso livello logico diventa 33. 3-3 a due livelli logici diversi diventa 333. Diventa. Notate che se io dovessi scrivere la comunicazione, i livelli logici si segnano con due punti virgolette. Allora, il mio numero telefonico è 33 e resta 33. È 3, 2 punti, virgolette, 3. Ok, allora ho capito che sono 3 volte 3. Ho segnato il livello logico diverso. Due punti virgolette serve a segnare un livello logico diverso per capirsi. Ma questo noi lo facciamo istintivamente, lo facciamo con estrema naturalezza. Il gioco dei livelli logici è una cosa che facciamo comunemente. Scusi Salora, sì la so, grazie, arrivederci. Sono rimasto allo stesso livello logico. Mi ha chiesto se sapevo l'ora, gli ho detto di sì, che la sapevo. No, intendeva un'altra cosa, intendeva. Scusi, deve scendere la prossima fermata? Devo ancora decidere, no? Mi sta chiedendo se lo faccio passare oppure se c'è. Cioè, noi siamo abituati a capire al di là di quello che viene detto, chiesto, eccetera, che cosa vuol dire. I livelli logici permettono di fare delle cose assurde. Non avete idea di che cosa si può fare cambiando un livello logico? Si possono fare i miracoli cambiando un livello logico. Finora ho scritto con questo pennarello e tutti hanno visto che ho sempre scritto in verde. Ma io cambiando livello logico posso scrivere in rosso con questo pennarello. Cambiando livello logico scrivo in rosso. Ho scritto in rosso con
questo pennarello. Ho cambiato livello logico. Cioè, scrivere in rosso era un livello logico superiore e quindi ho scritto in rosso con un pennarello verde. E i giochi che si possono fare diventano assurdi. Ne ho portato uno giusto per divertirci. Facciamo fino a un certo punto perché sennò è molto... In questa frase ci sono 4 errori. Allora, quanti errori ci sono in questa frase? Errori di qualunque tipo, di qualunque genere. Ci sono 3. Allora, alzi la mano chi dice 3. Alzi la mano chi dice 4. Potete contare i 4 errori, quelli che dicono 4? Come? Cosa è scritto? Sì, questa frase è sono 4 errori, perché il quarto è l'errore che sta dicendo. Allora, lei dice che ci sono 4 errori, che sono 1, 2, 3, e poi fatto il quarto è insito nel 4. Che invece sono 3 gli errori, quindi 4 è sbagliato. Quindi gli errori sono 4. E qui quanto c'è scritto? 4. E allora come fa a dire che è sbagliato se gli errori sono 4? Non c'è scritto 4, c'è scritto. Io non mi capisco, sempre 3. Sono 3. A me sembrano 3. Ma qui c'è scritto 4, quindi è sbagliato. Quindi il 4 errore è fatto che c'è scritto 6. È scritto. Allora, non è una bugia, è mescolare livelli logici diversi genera un paradosso. Per cui, se io dico che gli errori sono 3, questo è sbagliato e gli errori diventano 4. Ma se io dico che sono 4, questo diventa giusto e gli errori si riducono a 3. Però se io specifico errori grammaticali... Certo, ma io ho detto errori, punto, basta. Errori di ortografia, ho detto errori di qualunque genere, non posso dire quanti sono, perché se dico 3 diventano 4, se dicono 4 diventano 3 e non scappo di lì. Dove sta l'errore? Sta che in questa frase ci sono mescolati 2 livelli logici diversi. Questa frase parla di se stessa. Parlando di se stessa o la frase è il livello logico superiore dove si parla della frase. Mescolando 2 livelli logici non ne veniamo più fuori. Vediamo un'altra caratteristica dei livelli logici. Permette la soluzione di problemi che sono altrimenti insolubili. Sì, allora conoscete, sento già che qualcuno conosce, quindi sicuramente conosce il gioco di Vaclavic dei 9 punti da unire con 4 linee rette senza mai staccare la penna e così via, e uno ci impazzisce e non ne viene fuori. Come si risolve? Qualunque tracciato facciate non ne venite fuori. Il tracciato che permette di risolvere il problema è questo. Scusate, sono andato storto. Con 4 righe, 1, 2, 3, 4, sono passato da tutti i 9 punti senza mai passare 2 volte dallo stesso punto e così via. Dov'è che normalmente uno va a sbattere e non viene fuori dal problema? Che uno si autoimpone il limite dei 9 senza uscire fuori. Si auto-mette un limite e uno non ne viene più fuori. Perché? Perché ti sei messo tu il limite. Io volevo fare un'analisi della comunicazione questa sera su una parabola del Vangelo per vedere come funziona la comunicazione. L'altra volta vi parlavo che il Vangelo non parla della cronaca ma dell'interpretazione della cronaca. Allora vi presento, vi leggo questa parabola e poi la vediamo un attimo di capire la comunicazione che c'è dietro. È la parabola degli invitati scortesi, Luca 14, capitolo 14, dal versetto 15 in poi.
Uno dei commensali, avendo udito ciò, disse: beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Gesù aveva parlato delle meraviglie del regno di Dio. Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. E Gesù rispose: un uomo decide, un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma tutti all'unanimità cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: esci subito per le piazze, per le vie della città e conduci qui poveri, zoppi, ciechi. Il servo disse: signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade, lungo le siepi, spingili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Poi Gesù poco dopo dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Allora, non è facile venire a capo della comunicazione di questa parabola, perché rispondo, dunque, sono un banchetto di nozze, era una cosa molto desiderata, finalmente si mangia. Pensate in tempi in cui da mangiare, da bere, da mangiare era scarso, essere invitati a nozze era... ma ancora una volta c'era la frase: un invito a nozze. Questo per me è un invito a nozze, perché finalmente si mangia. Cosa capita? Va all'invito della gente e uno gli dice: ho comprato un campo, devo andare a vederlo. Allora, se non voleva andare, poteva dire: sono malato. Se dice sono malato, dispiace, ma devi accettare. Magari pensi che sia una scusa, ma devi accettare quello che dice. Invece notate che cosa dice: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ma si comprerà un campo senza averlo visto. Ti vendo, guarda, ti vendo un campo, campo voleva dire chi produce frutto, ti vendo un campo, non un terreno per investimento, non c'era questa idea. Ti vendo un campo, guarda, te lo vendo per soli 1500 euro, un affare, fammelo vedere. Notate che noi adesso abbiamo le piantine, abbiamo Google Earth, abbiamo un mucchio di cose. Pensate ai tempi in cui non esisteva il catasto, non esisteva niente. Ti vendo un campo, ma non puoi non vederlo. Ho comprato una macchina usata, guarda, 4.000 euro, un vero affare, ma che macchina è? Non lo so. Come fai a dire che hai fatto un vero affare 4.000 euro, una macchina usata, se non sai che macchina sia, in che stato è? Può essere una bidonata unica, può essere. Cosa sono queste? Sono delle offese. Sono delle offese. Tu mi inviti, vieni domani sera a casa mia, e io ti rispondo: no, guarda, non posso venire perché ho comprato una macchina, ho comprato un nuovo alloggio, ma non so dove sia, non so quanto sia grande, vado a vederlo. Dice: ho comprato un alloggio senza sapere quanto era grande, dove era, in che stato era. Sì, ma sai, 80.000 euro è un affare, un momento, un affare se l'alloggio è di un certo genere, se è di un altro genere è una bidonata. Perché vuole offendere? Sono risposte di chi vuole offendere l'altro. Perché uno risponde volendo offendere chi gli ha fatto la domanda? Sarebbe un po' come se uno mi dicesse: vieni a mangiare a casa mia, dai, almeno ti togli la fame una volta. Ma come? Ma tu mi offendi? Pensi che io non abbia da mangiare a casa mia? Il tuo invito mi offende. Il tuo invito. Andiamo avanti. Invita i ciechi, gli zoppi, i poveri. Quando c'erano i banchetti di nozze, il problema era tener lontani i poveri, non invitarli, perché si passavano la voce e si catapultavano tutto dove c'era per raccattare qualcosa da mangiare. Il problema era tenerli lontani. E qui bisogna andarli a invitare, ma la prima cosa che viene da dire: ma in quella casa cucinavano proprio da schifo, se manco i poveri volevano andare a mangiare. Ma pensate sempre in un contesto di gente che cerca da mangiare. Manco i poveri vogliono andare a mangiare. Bisogna costringerli ad entrare, andarli a chiamare
e costringerli a entrare. E è una salvezza, che in questo caso è il mangiare, che la gente non vuole, che offende la gente. Perfino il povero si sente offeso da quell'invito e deve essere convinto ad andare. Allora voi capite la risposta di Gesù alla domanda di quello, cioè all'affermazione di quello prima. Aveva parlato del regno di Dio, beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. E Gesù dice, ma guarda che la gente non vuole la salvezza del regno di Dio. Guarda che la gente si sente offesa dall'offerta che fa Dio di salvezza agli uomini. Perché nel momento in cui Dio offre la salvezza all'uomo, dice, comunicazione che viene decodificata, tu non hai la salvezza, te la do io. Questo mi offende. Oh, io la salvezza me la costruisco. Io la salvezza la trovo nelle realtà di questo mondo. Se io mi organizzo per avere i soldi, per avere questo, per avere quell'altro, e io sono a posto, ho la mia salvezza. Non venire tu, Dio, a dirmi ti do io la salvezza, che tu mi offendi nella mia dignità di uomo. Sta dicendo questo Gesù. Ecco perché dopo dice, chi ha orecchi per intendere intenda, chi è capace a capire capisca. Perché le parabole di Gesù hanno sempre parecchi, bisogna fare diversi passaggi per arrivare a capire che cosa vogliono dire. Come mai Gesù allora parlava in parabole? Perché le parabole hanno questa caratteristica. Se uno era alla ricerca del regno di Dio, io non sono felice, io ho bisogno di qualcosa, ma quello che cerco io non mi può venire dagli uomini, perché io sto cercando qualcosa di più grosso. Quello che cerco mi può venire soltanto da Dio, ma come faccio? Dove lo trovo? Ma Dio me lo vuol dare? Sentendo queste parabole si apriva, ma allora Dio vuol proprio darmi la sua salvezza? Ma allora è Dio che insiste perché io mi apra la sua salvezza? Erano gioia, erano una buona notizia. Buona notizia in greco, evangelion, vangelo, buona notizia. Erano una buona notizia per loro. Gesù dice, parla in parabole perché udendo non capiscano. Se uno dice, io so qual è la mia salvezza, facciamo un esempio banale, i soldi, so qual è la mia salvezza, quindi datemi quella e io sono a posto, ecco che la parabola non gli dice niente. Che cosa sta dicendo costui? Sta parlando di un banchetto di nozze dove i poveri non vogliono andare? Ridicolo, ridicolo. Sta parlando di gente dove gli invitati gli rispondono che hanno comprato 5 paia di buoi che non li hanno provati prima di comprarli? Costui sta dicendo delle cose assurde, non si capisce che cosa vuol dire. Perché io sto leggendo in base alla mia salvezza sono i soldi. Trovo un insegnamento per far soldi in questa parabola? No. No, trovo dell'assurdità. E allora ecco che non capisce. Mentre l'altro che era alla ricerca del regno di Dio, che cercava veramente, dice, ah, ma allora Dio me lo vuol proprio dare il suo regno. E si apriva alla gioia.